Noi contestiamo il fatto che una gara che quella che doveva essere una gara d'appalto, alla fine si è rivelata un affidamento diretto. Il problema invece per l'anno col diritto di prelazione che hanno regalato sostanzialmente ai concorrenti con un project financing che conti alla mano praticamente offre al comune la metà di quanto oggi paghiamo oggi con meno personale e con meno stalli. Ovviamente la Tercop che dopo 30 anni di attività cercando onestamente di fare il proprio mestiere praticamente non riesce più a partecipare a questa gara d'appalto, è stata costretta a rinunciare nonostante abbia vinto tutte le gare d'appalto che il comune fino ad oggi ha indetto. Quindi noi semplicemente abbiamo letto quello che la Esielp Costruttori Teramani ha offerto al comune, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa, infatti abbiamo chiesto confronti col comune su questi numeri, ovviamente non sono mai venuti, quindi se loro hanno altri numeri ce li mostrassero, per noi sono i documenti ufficiali quelli che contano. Sempre su questi documenti si parla, noi ne siamo 26, loro assorbirebbero 19 unità a 30 ore, adesso stanno a 36 ore, ma soprattutto 4 persone di riserva sostanzialmente, quindi lavorerebbero solo quando c'è qualche assenza, e 3 esuberi,